naturalmente le critiche sono particolarmente utili quando si fondano su dati. Stata fatta recentemente, legittimamente. Chiunque qua frequenta un po' un ente locale conosce come funziona l'ente locale. Vengono trasferiti alla tesoreria, poi la tesoreria ha 15 giorni. Il mandato di pagamento, una quindicina di giorni, ventina di giorni, ce li mette la tesoreria. Terzo raffronto che anche qua fate qua fronte. Terzo raffronto che vi prego di fare. Qua andiamo un po' nel merito. 405 sulla linea 409 sulla linea B e 2 sulla linea. Abbiamo detto che sono 147 quelli ammessi. 558. Ci sono le pratiche accumulate. Qua si sta. Io capisco che, e vi prego anche di fare qualche paragone. Sempre, se svegliamo oggi, vengono, il numero crescerà, noi lo scorrimento che faremo oggi, che sono arrivati, non è che noi possiamo mettere in lavorazione domande che ancora non ci arrivano. Gli altri bandi vengono esclusi quasi sempre, o in molti casi, perché alla richiesta di integrazione, magari quello ritarda dare l'integrazione, da un'integrazione incompleta, esclusione. Noi qui abbiamo fatto un soccorso istruttorio completamente diverso. E cioè, siccome l'obiettivo è recuperarli tutti, e questo è un aggravio del lavoro, è molto più facile integrazione, magari integrazione limitata alla pratica. Quindi anche quando valutate i tempi che ci stiamo mettendo, che come vedete sono tempi scrupolosi, vi prego di apprezzare il fatto che questi tempi sono vociferati che prenderebbero un qualche forma di integrazione senza tempo. Tutte persone ai quali io devo semplicemente dire grazie per il modo scrupoloso e serio con il quale si sta lavorando. Quando si fanno le richieste di integrazione, dato come esempio di gravissimi ritardi della rete, i termini del bando e i termini delle leggi italiane vengono tutte rispettati. È che se uno poi, per suoi problemi, non è in grado di rispettare, se lagna. Il DURC è un documento di regolarità, è obbligatorio. È a disposizione dei consulenti, perché ancora prima di presentare l'istruttore che anche preventivo, cioè prima ancora di partire, io sono soddisfatto di questa funzione. B, scusate, la linea B. Sono di meno perché le B sono tutte attività e richieste preventive, mentre la A, siccome abbiamo consentito, vi ricordate, anche di andare retroattivamente e di finanziare anche, di ammettere a finanziamento anche attività che si erano installate qui